La Fashion Valley è un'idea che abbiamo avuto per rimettere al centro uno dei settori più importanti della nostra regione, che è quello proprio del fashion, che raggruppa il tessile, l'abbigliamento, il calzaturificio, i gioielli, la bigiotteria, quindi rappresenta una di quelle grandi capacità artigianali che ci sono in regione, che hanno resistito alla crisi e che oggi hanno saputo, resistono oggi nel mercato, quindi hanno saputo innovarsi, hanno saputo anche loro lavorare con metodologie completamente nuove, e crediamo che l'operazione che oggi si deve fare è quella di far conoscere al mondo che qui si crea con grande capacità, grande conoscenza, un grande saper fare, ma soprattutto si crea con una bellezza che è difficile da trovare in altre parti del territorio globale. Quindi la Fashion Valley è la messa in rete di tutte le eccellenze che noi abbiamo. Io ricordo solo una cosa: molte maison, anzi quasi tutte le maison del mondo della moda più importanti al mondo, costruiscono i loro stili venendo a studiare e a ricercare all'interno dei nostri grandi archivi che sono presenti in questa regione. Noi da alcuni anni abbiamo iniziato un progetto di internazionalizzazione delle start-up innovative. Ormai il mondo delle nostre imprese, come ce lo dimostrano anche le imprese più mature, è il mercato mondiale. Per cui abbiamo deciso di fare un progetto che è stato già sperimentato abbondantemente per far conoscere alle nostre start-up cosa significa la globalizzazione, l'internazionalizzazione, e questo lo abbiamo fatto permettendo a questi ragazzi, perché sono soprattutto giovani, di fare momenti di studio e di permanenza in Silicon Valley, dove si apre le opportunità per il mondo, non semplicemente per il mercato americano, quindi acquisiscono una cultura diversa rispetto a quella a cui sono abituati noi, strumenti, modalità completamente diverse. Quest'anno la novità è che abbiamo voluto aprire questo bando anche alle piccole e medie imprese innovative. Sono una realtà, sono tante, e crediamo che anche questo in via sperimentale possa essere una modalità per il futuro, per poter permettere alle nostre piccole e medie imprese di accelerare i processi di innovazione.